nuovo, eccoci allora. Il titolo è impegnativo: strumenti della nuova PAC per l'attuazione del piano nazionale sul sostenibile e fitosanitario. Rammento che io sono il direttore dello sviluppo rurale, ma come dicevo prima, la questione dell'ambiente è una questione fondamentale anche per i contributi della PAC all'Italia. Sono all'incirca 52 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. 31 circa miliardi di euro sono i pagamenti diretti agli agricoltori, che sono gestiti dall'altra direzione generale del mio dipartimento e che vanno direttamente alle imprese agricole, ma ci vanno a condizione, sapete la famosa regola della condizionalità, a condizione che le imprese agricole rispettino dei livelli di compatibilità con l'ambiente fissati dalla normativa europea e nazionale. Per cui bene ricordare che in ballo ci sono anche questi altri 31 miliardi di pagamenti diretti quando parliamo delle buone pratiche agricole. Comunque adesso noi affrontiamo il tema degli altri 20 miliardi, che sono quelli dello sviluppo rurale. Allora, nelle priorità dell'Unione, io ho usato il verde per fare per piacere al Ministro dell'Ambiente, quindi mi avevano mandato tutte le slide verdi, però qui non si legge niente, grazie al verde. Allora, nello sviluppo rurale io ho segnalato le questioni principali che riguardano la discussione di questa mattina, cioè come veniva ricordato prima, l'innovazione è proprio un elemento trasversale a tutta la politica agricola, anche quella dello sviluppo rurale. Vediamo poi in che modo questo si concretizza, l'insaldare in essere l'agricoltura, eccetera. E poi c'è invece la priorità numero 4, sono 6 le priorità, solo 2 riguardano noi, quindi l'innovazione e la seconda priorità è proprio specifica per preservare e valorizzare gli ecosistemi. Quindi qui ci abbiamo proprio due priorità specifiche per la salvaguardia delle zone Natura 2000, della biodiversità, del paesaggio, e poi una specifica priorità proprio sulla gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. In Europa la parola che si usa è pesticidi, poi noi magari amiamo dire agrofarmaci, prodotti fitosanitari, cioè, la sostanza è quella, insomma, è qui. In Europa vanno un po' più per le spicce. Ok, allora, questo per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, dicevo sono 21 miliardi nel periodo 2014-2020 e come vedete una buona parte, il 39% è per la sostenibilità ambientale delle attività agricole e un 5% per il trasferimento all'innovazione, che privilegia in gran parte la questione della sostenibilità ambientale, per cui siamo quasi al 44%, il 13% sono soldi che si spendono per le aree e per lo sviluppo delle zone rurali, però lì c'è dentro la questione dei servizi digitali, che non è cosa di poco conto per i problemi di cui noi stiamo parlando, perché come sapete tutta la questione della protezione dell'ambiente da parte delle imprese agricole si traduce anche in informazione e conoscenza e formazione. Quindi se noi abbiamo dei servizi digitali di tal nome nelle aree rurali, questo aiuta moltissimo. E anche la parte che è puramente competitività del sistema agroalimentare, la parte azzurra, comprende qualcosa che ci riguarda, che sono le macchine cosiddette irroratrici, e che è un problema che noi dobbiamo tenere in buona efficienza, ma talvolta anche cambiarle, perché bisogna trovare i modelli migliori che ci aiutano ai nostri obiettivi, e lì intervengono anche i fondi della meccanizzazione. Più in dettaglio ci sono le
singole misure dei programmi di sviluppo rurale che le regioni hanno presentato a Bruxelles, che sono in corso di approvazione esattamente in queste settimane e che speriamo entro maggio-giugno siano tutti approvati per i prossimi 7 anni. Le misure che sono previste sono, lo ricordo nuovamente, il trasferimento della conoscenza e azioni di informazione e di formazione, che sono ovviamente importantissime, i servizi di consulenza, un'altra cosa molto importante che fare agricoltura sta diventando una cosa piuttosto impegnativa per rispettare tutti questi parametri, e quindi ci vuole la formazione ma anche probabilmente la consulenza dall'esterno di personale specializzato verso le nostre imprese. I regimi di qualità, perché quando noi abbiamo introdotto i sistemi di produzione integrata e produzione biologica, abbiamo introdotto dei sistemi che vanno certificati, c'è una spesa anche meramente burocratica, se volete, di avere questa certificazione di qualità da parte delle imprese agricole. Gli investimenti, come vi dicevo, l'immobilizzazione materiale, le macchine rotatrici, i pagamenti agroclimatici ambientali, su cui mi soffermo poi a lungo tra un secondo, le indennità di Natura 2000, indennità come essere la direttiva quota sulle acque, cioè per il solo fatto che un'impresa agricola sta in una area Natura 2000 e quindi è soggetta a tutti i vincoli e le tutele di quella speciale area ambientale, riceve una indennità da parte dei nostri piani di sviluppo rurale, così come l'articolo 31. La cooperazione invece, l'articolo 35, è importantissima per la cosa che diceva prima anche il collega Di Maldi, e i gruppi operativi PEI, o diceva forse anche il direttore del CNE. I gruppi operativi PEI sono quelle gruppi che si costituiscono a livello regionale o anche talvolta interregionale, dove si siedono intorno allo stesso tavolo gli enti di ricerca, le imprese e le strutture di formazione e di consulenza, per verificare in concreto le innovazioni che mano a mano il mondo della ricerca produce, nel senso di trasferire queste innovazioni e verificarle in concreto sul territorio per vedere se funziona e quindi poi diffonderla più in generale. Questa cooperazione tra i partner dei gruppi operativi è veramente importante. I soldi sono questi, qui parliamo di milioni di euro, adesso insomma sono cifre importanti, ma riguardano tutte le regioni italiane e tutte le imprese agricole italiane, quindi se poi dividete queste cifre per tutti coloro che possono accedere a questi contributi, non è che poi stiamo parlando di che cose, cioè, comunque sono cifre che hanno un valore soprattutto se confrontate con la programmazione precedente 2007-2013, vedete che sono tutte cifre con il più accanto, cioè nella programmazione nuova crescerà la disponibilità di risorse per il trasferimento di conoscenze, crescerà in modo esponenziale quella della consulenza, perché la Commissione Europea ha insistito per la creazione di organismi di consulenza specializzati a disposizione di tutte le imprese agricole, anche quelle più lontane, anche quelle più piccole, quindi anche con l'intervento di organismi pubblici eventualmente, allo scopo designati, e cresce tutto il resto. Le indennità finalmente Natura 2000 sono cresciute un po' rispetto a quello, al poco che avevano in precedenza, e poi abbiamo i 2 miliardi di euro per i pagamenti agroclimatici ambientali e l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica si occuperà dopo il collega della Direzione Generale della Qualità. Vediamo agli articoli 28 e 29 per quanto riguardano i pagamenti agroclimatici ambientali per la produzione integrata, cioè praticamente sono dei premi che vengono dati forfettariamente, tot centinaia di euro per ettaro, il massimo è 600 euro per ettaro, salvo casi specifici in cui si possa dimostrare un costo maggiore per l'agricoltore, ma sono molto rari, per coloro che aderiscono agli schemi disciplinari di produzione integrata.
Ora quindi cerchiamo di spiegare bene di cosa si tratta. I principi, cioè la direttiva sulla, sugli agrofarmaci europea era una direttiva che prevedeva l'obbligo della difesa integrata, ma l'ha prevista in una maniera estremamente generica, se così vogliamo dire, cioè in un allegato della direttiva. Noi adesso con il comitato tecnico scientifico di cui parlavo prima abbiamo fatto un manuale della difesa integrata, ma stiamo sempre parlando di principi di carattere generale, che sono questi che qui vedete. Per gli addetti ai lavori sono cose ovvie e facili da capire. Il senso è, immaginate, cioè un agricoltore di una volta che curava il suo terreno agricolo, e immaginatevi il Texas in America, dove ci sono 50 miglia ettari, dove a febbraio parte l'aereo e spruzza i pesticidi, poi a maggio parte lo stesso aereo e spruzza altro tipo di pesticidi perché sono insetti che volano, non più larve, e poi a ottobre l'ultimo volato, perché ovviamente con 50 milioni di ettari, con 50 milioni di ettari, non è che quelli pensano di andare a vedere di mettere le trappole per vedere se veramente ci sono in quel momento gli insetti, eccetera. Noi invece in Europa, e torno al discorso che abbiamo fatto all'inizio, insomma, noi in Europa invece ci stiamo impegnando abbastanza seriamente a riscoprire le buone pratiche agronomiche, che costano fatica. Quindi quando questi principi, tipo scegliere il cultivar resistente, ritardare la semina per farla quando fa più caldo, irrigare in maniera seria e non generica, la potatura, queste cose, faccio una parentesi di un minuto, mi permette il mio dottor Faraglia sulla questione della xylella, che tutti conoscete, che ormai è andato su tutti i telegiornali, eccetera. Noi siamo dovuti andare in Puglia a spiegare che non intendavamo abbattere tutti gli olivi della Salentina, che intendavamo semplicemente che gli agricoltori pugliesi facessero queste attività per arare, pulire e risanare i loro campi, e con l'occasione quindi ridurre il numero degli insetti portatori della xylella, cioè la famosa cicalina, eccetera. Sono misure agroeconomiche normali che però spesso uno non fa perché magari fa l'agricoltore come hobbista, o perché ci va una volta ogni tanto, perché ogni referente, e quindi dobbiamo riscoprire, ripeto, il modo corretto di fare agricoltura, eccetera, tutte queste cose qui. Naturalmente alcune cose sfidano i nostri amici del CRA, e mi consente il CNR, vi voglio tanto bene, però noi privilegiamo, diciamo, il CRA come nostro ente di ricerca, perché qui c'è anche la ricerca che deve darci la mano, insomma, no? E quindi CNR e CRA collaborino e ci devono una mano, perché qui ci sono metodi di controllo biologici, tipo scegliere l'antagonista degli insetti. Noi abbiamo scelto l'antagonista del cilibide, del castagno, sapete, li abbiamo in qualche modo, siamo riusciti a controllare questo fenomeno che aveva azzerato la produzione di castagne. Stiamo discutendo con il dottor Grimaldi, troveremo un modo di intenderci sulla possibilità di introdurre l'insetto antagonista anche nei colli albani, pur essendo una zona protetta, perché sennò là non si mangiano più castagne. E comunque c'è sempre qualche problema quando si usa un insetto antagonista, magari prendendolo da fuori può creare degli altri problemi rispetto a quelli che toglie. Non parliamo di questa confusione sessuale, che non è una battuta, ma insomma, come sapete, si tratta di mettere dei segnali che confondono per l'appunto l'insetto e il parassita. E poi infine arriviamo ai mezzi chimici propriamente detti. Ripeto, dove si dice nella direttiva comunitaria usare quelli che fanno meno male, capito? Grazie, è ovvio. Allora, tutta questa roba, ripeto, era principi generici. Noi come ministero da quasi 10 anni, o forse anche di più, quanti capelli bianchi c'ha il dottor Ciotti là, ne vedo parecchi, abbiamo creato invece il sistema della produzione integrata,
che esce completamente dal generico e indica tutte prescrizioni e quantità precise, impegni documentabili e verificabili per le nostre imprese agricole. E quindi sia a livello nazionale, eccetera, eccetera. Ripeto, i disciplinari regionali, che sono in tutte le regioni italiane, noi lavoriamo a fianco ovviamente delle regioni, perché l'agricoltura è una competenza delle regioni, come è noto, specificano le prescrizioni in ordine alle pratiche economiche prima indicate, quindi si dice non rotazione così generica una volta ogni 10 anni, no, si dice ogni 2 anni, ogni 3 anni, l'affiancamento di quali piante anche alle altre piante, perché la presenza di più geni aiuta la lotta e compone anche quello insetto, eccetera, la concimazione controllata, tutte queste sono prescrizioni in cui l'agricoltore deve impegnarsi a rispettarle, e se si impegna a rispettarle ha diritto al pagamento agroclimatico ambientale. Dite voi, ma non ci sono costi? Altro che non ci sono costi, come dicevo rispetto a quello americano che se ne va solo con l'aereo, buonanotte, qui sono costi importanti, perché tutto quello che noi diciamo in realtà, questo dico ai colleghi dell'ambiente, in pratica si traduce in un costo, perché se bisogna parare le macchine irrolatrici, significa che io devo trovare un meccanico, un tecnico che vede questa mia macchina, spesso stiamo parlando di alcuni metri di macchina o alcune decine di metri in alcuni casi, e bisogna ugello per ugello tarare lo spargimento dell'insetticida, del prodotto fitosanitario. Ci sono costi aggiuntivi di manodopera, perché se io devo andare effettivamente a controllare, si fa presto a dire campionamenti visuali, ma significa che io devo andare in campo a vedere le foglie se ci sono gli insetti parassiti e decidere il momento in cui è più logico usare il prodotto fitosanitario. Si tratta di mandare delle persone che costano per controllare tutte queste attività. Quindi questi sono i maggiori costi per i ricavi derivanti dall'applicazione della produzione integrata, che sono compensati dal pagamento agroambientale forfè per ettaro. E finisco rapidamente con il concetto dell'innovazione e della ricerca in agricoltura. Come dicevo, noi abbiamo fatto come Ministero un piano strategico di innovazione e ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale, con l'INEA e con il CRA insieme, che è stato approvato, e abbiamo centrato le priorità di questo piano strategico sulla sostenibilità ambientale delle produzioni agricole. Come si tradurrà in concreto? Ve lo accennavo prima, si traduce con questi gruppi operativi per il partenariato europeo per l'innovazione, cioè gruppi costituiti dalle imprese o delle associazioni di imprese, dagli enti di ricerca, dagli organismi di consulenza, che si riuniscono per diffondere, verificare l'innovazione con progetti specifici. Infine un accenno, una grande mano d'aiuto che noi offriamo agli agricoltori e soprattutto alle regioni che devono organizzare questo servizio di consulenza e di innovazione sul territorio a disposizione delle imprese agricole, sarà dato la nuova rete rurale nazionale. Noi è un programma nazionale di assistenza tecnica in cui abbiamo previsto un punto fondamentale, attività di collegamento tra banche dati esistenti, compresa la banca dati prodotti fitosanitari, per realizzare servizi agroclimatici e ambientali innovativi tramite l'utilizzo di standard comuni, cioè poter arrivare all'agricoltore attraverso questi marchigegni degli smartphone, insomma, a dargli tutte le informazioni agroclimatiche e tecniche necessarie perché lui prenda le decisioni agricole nel modo più consapevole possibile. Vi ringrazio e ok.